Michele Bravi con Un giorno in più, tra l'altro questo è il nuovo singolo prodotto. È arrivato Cesare Cremonini, ecco. Nel frattempo si erano persi, pensate che da Bologna Carpi sono riusciti a passare per Piacenza. No. Grande Cesare! Buongiorno a tutti, è arrivato di brutto, si è no, ma la verità è che ogni volta, come dire, uno dice, ma la radio Bruno la troviamo in un attimo, è dietro casa. È dietro casa. Invece poi facciamo un po' troppe rotonde. Ecco, secondo me. Anche secondo me, bene, noi buongiorno, siamo contenti di averti qui e cominciamo subito a entrare nel vivo con Cesare. Che dici, Angelone? Partiamo con Logico? Io direi proprio di sì. No, con Logica si inizia proprio. Questo appuntamento con Cesare Cremonini, Logico numero uno. Col berrettino. Non ho fatto in tempo a toglierlo. E dopo l'avvio rocambolesco, cioè è arrivato, gli è buttato sul microfono Cesare, adesso ufficializziamo la sua presenza. Benvenuto Cesare Cremonini, grazie, Radio Bruno. Grazie a tutti gli amici di Radio Bruno e grazie a voi, sono proprio felice di essere qua con voi. E noi sempre felicissimi di averti. Un disco di storia, di sensazioni, uno sguardo più maturo, qualche volta un po' malinconico, non un disco immediato e facilissimo, ma per te cos'è Logico? Beh, è un disco, a mio modo di vedere, quando faccio un disco solitamente non me lo sto ad ascoltare da solo in camera, lo ascolto talmente tanto quando lo faccio che poi dopo quando esce preferisco in qualche modo godermi magari il risultato che è nelle parole di quello che mi viene detto di chi l'ascolta. Però in questo disco in particolare è diverso dagli altri, me lo sto ascoltando di più rispetto a quelli del passato anche dopo che è uscito, perché è un disco che è equilibrato tra leggerezza, maturità dei temi che ho affrontato. Musicalmente secondo me è un disco molto contemporaneo, quindi mi dà gusto perché sento che ha meno paura e ha il coraggio di essere se stesso. In qualche modo è un disco che rappresenta in maniera molto completa la mia età, sia per i temi che affronta che per la musicalità che offre. La tua età 34 adesso? Ahimè sì. E ti sembrano tanti, Cesare? Eh? Ti sembrano tanti? Purtroppo mi sembrano tanti perché quando ti concentri ti concentri tanto su quello che fai, mi accorgo che il tempo ti passa sotto mano senza darti la possibilità quasi a volte di percepirlo, no? Ti risvegli che stai uscendo con un nuovo disco e sono passati 2 anni da quello precedente. A me sembra davvero ieri che sono uscito con La Teoria dei Colori. Sì. Invece sono 2 anni, ma 2 anni nella vita sono tanti, no? E quindi credo che questo album rappresenti per me anche da questo punto di vista un piccolo punto di arrivo, nel senso che vorrei dopo questo disco cercare di avere, come ho trovato un equilibrio nella musica, un equilibrio fra la musica e la mia vita, vorrei riuscire a essere come dire, a cavarmi lo spazio per vivere intensamente, anche perché mi rendo conto che la mia vita è molto legata all'idea di stare in studio a scrivere canzoni o nei concerti, che sono momenti come dire sopraelevati, non sì. so come dire, sì, non tocchi bene terra. E poi magari quando vivo cerco piuttosto di divertirmi o di sfogarmi, no? di fare una vita magari pensando che divertirsi sia la cosa che mi sono perso di più. No, non nessun eccesso, però cercare di divertirsi magari è un momento di leggerezza, quindi di superficialità, come se surfi sulla vita, no? Sì. Mentre a volte, insomma, credo di aver bisogno anche di avere un po' di contenuto di cose che, a cui appoggiarmi, ecco, non solo farmi sembra scivolare. Sembra che tu stia facendo un po' di bilanci quasi. No, non ho la come dire, con me stesso sono sempre molto gentile, non mi impongo di fare bilanci e quando mi viene la tentazione dico lascia perdere Cesare. Però devo dire 34 anni è proprio, cioè quando leggi sul giornale, non so, sul Carlino, no? Sì. Il Carlino, notizia di cronaca, un uomo di 34 anni, allora ti capisci che sei un uomo. Sei un uomo e non più un ragazzo. Hai delle responsabilità. Un uomo con comportamenti da ragazzo, perché penso al testo di Grey Goose, l'ha sentita Roberto? Certo. Il testo di Grey Goose, vai un po' più giù, dammi il buongiorno, levati di perché torno. Quelle cose si fanno solo da ragazzi. Ma sta Angelina, no, beh, okay. Insomma, però... no, pensavo che fossero cose, posso ancora continuare a farle? Sì, grazie. Immagino di sì, puoi continuare, però magari è un rapporto occasionalissimo questo, no? Quando sì. tu ti svegli la mattina, io ho avuto questa sensazione alla canzone. Ma io amo i rapporti occasionali. Perfetto, cioè, allora tu ti svegli la mattina con una con cui sei andato a dormire dopo molte Grey Goose e dici sì. levati di torno che ci fai qui. A me ha dato questa sensazione. No, io lo scrivo nelle canzoni ma non sarei mai così maleducato di dirglielo. Bravo, bravo, meno male, sì. No. Allora, rimanendo giusto in tema di Grey Goose, che poi è la marca di una vodka. Sì. Buona vodka. Io direi, la ascoltiamo proprio per la prima volta. Certo. Grey Goose, Cesare Cremonini.
Grey Goose, Cesare Cremonini, questa è una di quelle canzoni, fa quasi, cioè, viene in mente il proseguo quasi di 50 Special. Di 50 Special, è un no, po' l'idea. La 50 allegria. Special dei miei 30 anni, diciamo, perché secondo me ha delle analogie con quella prima canzone, no, che ho scritto nella mia vita, nel testo, nel titolo che è una marca di qualcosa, sì, di vodka per essere precisi. Tra Vespe truccate anni 60 aveva questo testo molto diretto, no? Aveva carica, e questo testo di Grey Goose secondo me c'è qualche analogia. Quindi ce la immaginiamo magari, cioè, entrambe non sono propriamente molto poetiche, no? Sono più intraprendenti, sono più esuberanti, hanno delle immagini molto reali, e quindi ecco, è bello sapere che anche a 34 anni puoi non per forza dover sempre essere poetico e per forza dover essere sempre introspettivo, artistoide, serio, sì, ecco, intellettuale. Puoi essere anche leggero come sei nella vita, nelle canzoni, anche a 34 anni, non solo a 18. Questa è una cosa bella, secondo me, di questa canzone. Anche perché leggero non è una brutta parola. Non per me. Cioè, tanto un'ascoltatrice dice, tanto questa Angelica mica Angelina mica è tanto Angelica. No. Ecco. Di Angelico ci è rimasto poco. Una cosa che mi piace rilevare, logico, in testa alle classifiche di vendita senza neanche un passaggio televisivo di Cesare Cremonini. Diciamo senza ancora essere andato a fare quei passaggi molto istituzionali. Le marchette, le chiamiamo. Ecco, chiamiamo le marchette, perché poi voglio dire, la televisione per me è una figata. Io sono un fan della televisione, cioè la guardo continuamente e mi serve moltissimo, soprattutto nelle ore notturne. È più l'idea di poter fare la televisione magari che ti piace, no? Non dover accettare per forza di fare tanta televisione per forza per vendere un disco è un risultato. Una volta tempo fa ho letto una intervista a uno scrittore che diceva perché sto scrivendo libri belli in questo periodo, il giornalista diceva perché è molto in forma in questo periodo. Diceva no, mi sto impegnando tantissimo perché è molto importante oggi per me scrivere libri belli, perché se vado tanto bene poi potrò non fare più promozione per venderli. E quindi l'impegno che ci metteva era più per raggiungere il risultato di poter stare a casa a scrivere e non andare in televisione. E da un certo punto di vista è vero anche per me, stare a casa e non andare, sai, Milano-Roma, questi spostamenti ti scombussolano e tra l'altro ti portano lontano dalla vita, perché stare in televisione vuol dire prestarsi in qualche maniera a un meccanismo. E anche se è bello, è utile, è divertente, è intrattenimento, è anche un'arte da un certo punto di vista, però comunque ti tiene lontano dalla scrittura, che in fondo è il mio lavoro principale. Quando facevo tanta TV, in un periodo in cui la sentivo anche con meno fatica, mi rendevo conto che ogni volta dovevo ricucire un po' quello che ero quando tornavo per scrivere, e oggi invece ho più tempo per me. Crea un po' di buchi nella creatività. Secondo me sì. Io che scrivo. E anche canzoni, magari un po' di solitudine, trasferirsi continuamente da una parte all'altra. Beh, diciamo che quello è il meno dei mali. Sì. Sì, non è un problema. Stai bene solo? Io sto bene solo, sì. Ok. A questo punto direi di ascoltare qualcos'altro, no? Volentieri. Da parte di Cesare. Facciamo io e Anna, dai. È una coppia che dal testo mi sembra non comunichi più. Tra l'altro ho sentito che hai una citazione anche di Lucio Dalla. Io e Anna è una canzone che quando ho presentato il disco non ho voluto svelare questo riferimento, perché mi sembrava ingombrante all'interno del lancio di un album che aveva altre credenziali, però poi dopo mi è piaciuto in radio soprattutto poterlo dire quando spiego quel disco nella sua interezza. È la continuazione nella mia testa di Anna e Marco di Lucio Dalla, cioè Anna e Marco giovani fuggiti dalla provincia per chissà dove sotto questa luna parlante, no? Sì. Chissà poi dove erano finiti, mi sono chiesto, e me li sono immaginati molto simili a noi in realtà, nel senso che tutto questo sogno cominciato in queste notti tra i bar di periferia, fra queste discoteche, queste balere quasi della periferia che noi conosciamo molto bene della nostra zona probabilmente, poi probabilmente si era tradotta in un Range Rover comprato da Marco, che probabilmente aveva trovato un bel lavoro a Milano, in lei che si lamentava perché lui entrava con le scarpe, con i mocassini e sporcava il parquet, e lei che si incastrava con lui. Uno sviluppo più reale.
coreane. Esatto, e alla fine, un po' di incontro. Lei che vuole guardare la De Filippi, lei dice, è lui che vuole guardare il calcio e litigare, queste cose qui, e alla fine la crisi economica, è lui che rischia di perdere il lavoro, e oddio, alla fine è andata in crisi la coppia. Ecco, e lei lo vuole lasciare, più, capito? Mi vuoi lasciare. E Marco parla in questa canzone, e la voce narrante è la sua, e le dice, insomma, senti, Anna, siamo stati i protagonisti persino della canzone, vuoi rovinare tutto? Sai cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare veramente che fine hanno fatto. Sappiamo cosa Marco c'è dentro a questa canzone. Io e Anna, Cesare Crivolini. E sono centinaia di messaggi che stanno arrivando. Questo è carino, dice di Laretta: ciao Cesare, un po' di tempo fa ho detto ad una mia collega di lavoro che tu sei il prototipo di un bel maritino ideale. Peccato che sono già sposata. Te si trovo bella. Io non so. Fino a prototipo ci sono dentro. Ci sto. Maritino ideale. Maritino ideale non mica tanto. Non ti ci vedi, eh? No, beh, adesso ho tante qualità. Ancora quella lì non l'ho. Non ti è venuta. Approfondita. No. Ecco, tra l'altro da almeno 15 anni hai un grandissimo successo con le ragazze. Prima non lo so, però da 15 anni ho le prove. No, prima assolutamente no. No, ok. Ecco, c'è però una certa disillusione, secondo me, nei confronti dell'amore che permea da questo album in diverse canzoni. Più, a parte il fatto che devo dirti la verità. Nelle canzoni sono decisamente più serio che nella vita, nel senso che scoprirmi nella vita mi viene molto più difficile, tento di proteggermi, ho imparato a farlo come tutti noi, nelle canzoni invece le canzoni sono l'unico luogo in cui riesco a raccontare le mie debolezze anche, e anche i miei bisogni, anche la mia fragilità, per cui è più facile essere bravi e belli e buoni nelle canzoni, però questo è importante che sia così, che rimanga così, anche se Grey Goose non ha questa impressione. Grey Goose per niente. Però a parte questo, il bisogno di essere migliori. A proposito di una canzone che sentiremo fra poco, sì, che nel testo dice: per quella strana voglia di essere migliore di quello che sono, è una tentazione continua per me, credo per ognuno di noi, cioè cerchiamo sempre di migliorare, e anche dal punto di vista sentimentale io cerco di restare una persona fedele ai miei ideali, ai miei valori. Mi accorgo che crescendo semplicemente sono meno ingenuo, forse, cioè tendo a non cedere alla tentazione di credere che tutto sia possibile, ma mi accontento forse anche di qualcosa di più piccolo ma di più vero, ecco. E quindi non è che abbandono l'idea della donna per sempre, dell'amore per sempre, dell'amore infinito, ma piuttosto passo all'idea che esista la possibilità di trovare un complice, una persona con cui essere capiti e capire, ecco, mi sembrerebbe un'anima già gemella, ma un complice, non l'ideale, ma qualcuno che se parte sia con te. Io, se quando parto dall'idea del trovare l'anima gemella, parto sempre in quinta, no? Ecco. Perché se tu hai un obiettivo alto, non fai i gradini intermedi, cioè sì, hai l'obiettivo di cercare quello che stai sognando. E spesso partire in quinta per me è stato un errore. Sì. Anche perché, come dice sempre il mio amico Giorgio, il mio amico Movoni, da casa, sì, che è a casa, ci sta ascoltando. Una televendita da casa. Probabilmente ci sta ascoltando. Lui mi dice sempre: ma prova a partire in quinta, vedi come vai. D'altro, quando più in alto si va, più quando si cade ci si fa male, no? Esatto. Quindi bisogna stare molto attenti. E quando si cade si dice: chissà se amare è una cosa vera. La canzone che hai citato prima è Fare e Disfare, ma prima di ascoltarla volevo parlare del tour, perché sei partito col botto, le date sono a ottobre, a novembre, quindi insomma c'è tutto il tempo in teoria per comprare i biglietti. Evidentemente però c'è tanta voglia, perché stiamo vendendo stamattina guardavamo le classifiche, ridendo, sì, un po' io e il mio produttore, le classifiche di Ticket One, dove si possono acquistare già i biglietti, e siamo lì tra Ligabue e Vasco, per cui siccome tra l'altro siamo nella terra cara a questi grandi artisti, sono onorato di questa attenzione che mi sta dando il pubblico, e sono sicuro di poter ricambiare con uno show che sarà certamente esplosivo e certamente indimenticabile. Ecco, io vorrei ricordare le date vicine a noi, ad esempio a Rimini il 31 di ottobre, nella tua Bologna all'Unipol Arena il 6 di novembre, poi sarai a Firenze, sarai a Mantova, le date sono anche sul nostro portale, lo ricordiamo, le prevendite sono già iniziate. L'Unipol Arena è bella grande, sì, tra l'altro. Sì, però dell'Unipol Arena sono informato perché Bologna mi è molto cara, e già metà dell'Unipol Arena è già venduta come biglietti in una settimana, per Pensa. Cui bisogna, secondo me,
essere molto felici, però lo dico come consiglio, perché poi anche i miei amici mi arrivano all'ultimo giorno e dicono: hai 2 biglietti in più? Ah. Però guarda, sono finiti. Allora è giusto affrettarsi. Organizzarsi per tempo anche per chiedere i biglietti gratis a Cesare, insomma. Sì, quest'anno ce ne saranno pochi, secondo me, perché poi. Monito. Sì. Ascoltiamo Fare e Disfare, poi ci salutiamo, Cesare. No, stiamo ancora. Finisce ancora. Proprio il programma? No, dopo c'è il notiziario. Non mi volete però. Più? No, allora stai qua. Intanto, eccolo qui, Cesare Cremonini. Eccoci qui, seconda ora di Bruno Mattina, 20 anni per sempre, Cesare Cremonini, che è qui con noi in studio. Eccolo qua. Sono voluto restare perché si sta bene qui. Ecco, meno male che noi stiamo bene con te, anzi vieni anche più spesso, molto molto volentieri. 20 anni per sempre, come reagisci oggi a 34 anni quando incontri quelli di 20? Oh! Beh no, poco tempo fa mi sono fermato in un bar a bere un caffè a Bologna, sì. E si è avvicinata una ragazzina molto carina, ma si percepiva che era molto giovane, però non capivo quanto in realtà, e mi parlava, e a un certo punto ho scoperto parlando che lei fondamentalmente, per dire, non aveva assolutamente un ricordo preciso dell'attacco alle Torri Gemelle, no? Cose che hanno invece segnato la nostra vita, anche di me che sono abbastanza giovane, ma comunque non abbastanza da non aver vissuto in pieno quell'evento, certo. Quindi ecco, la sensazione che provo è di curiosità per capire come in qualche modo i nuovi ragazzini, le nuove ragazzine che crescono oggi, nate nel 1990, 95 persino, che oggi affrontano già la vita, quanto in qualche modo rispetto alla mia generazione hanno avuto dei valori e dei disvalori rispetto a quello che è successo, e questo mi incuriosisce perché ti fa sentire come quando la mia mamma mi racconta della esplosione alla stazione di Bologna. Esatto, cioè è bello secondo me diventare grandi da un certo punto di vista, semplicemente perché ti accorgi che alcune cose per fortuna o purtroppo, dipende, bisognerebbe capire, la cosa che mi incuriosisce, come dire, nelle nuove generazioni non vengono per forza calcate a fuoco, e quindi sono puri e possono costruire un futuro meno impaurito da un certo punto di vista. Però non ci sono grosse prospettive sul fronte, ad esempio, occupazionale o altro? Tu te ne occupi mai, cioè anche di questioni che so, strettamente politiche o legate all'attualità del paese? Sei attento a queste cose o sono lontane un po' dal tuo mondo? O le subisci? Ma, come dire, cosa vuoi dire, perdonami? Cioè, se sono attento, sono sempre attento. Sei attento, sì, però ti vedo... più introspettivo ascoltando le tue canzoni. Racconti molto di te, ma non ci leggo tanto legato all'attualità. Dimmi se sbaglio. No, secondo me non è questo il discorso. Secondo me una canzone deve essere legata alle rime e alla poesia. Penso che le rime oggi possano offrire una forma di verità molto più interessante e più credibile in certi casi rispetto a un comizio elettorale, per dire, no? Io non so perché in qualche modo un comizio elettorale dovrebbe essere più credibile da un punto di vista di attualità. Verissimo. Quando sappiamo benissimo che spesso sono promesse fasulle, anzi ne abbiamo avuto la percezione in questi ultimi 20 anni di quante promesse sono state fatte, mentre una rima nasce in maniera istintiva, e sì, bene, è vero che parli a volte di sentimenti, quindi di cose che sulla carta dovrebbero essere poco utili alla società, in realtà non è così. Sono le più utili. Ma l'importante, però ci sono tuoi colleghi che prendono posizioni nette, che hanno loro idee politiche e fanno in modo di farle conoscere, appoggiano questo quel candidato. Io non ti ho mai visto in questa veste. Beh, io penso di essere molto fortunato ad avere l'intelligenza necessaria per non avere posizioni nette, quando sappiamo benissimo che nella vita si fa in tempo a cambiare molto spesso idea. E poi soprattutto alla tentazione di non appoggiare un candidato politico, non saprei veramente per quale motivo dovrei farlo. Perché si fa? Non lo so. Non lo sai? No, non lo so. Allora però ho ragione io. Che ho sentito concerti in cui qualcuno faceva una sorta di piccolo comizio elettorale tra una canzone e l'altra, e ho sempre provato un senso di fastidio. No, un'opinione legittima per tutti. Poi secondo me c'era una frase di Totò che mi piaceva tantissimo, e lui la diceva nelle interviste che faceva in una Rai meravigliosa di una volta, e gli chiedevano con quella voce un po' da fuori campo della Rai di una volta: ma lei, signor Totò, perché non appoggia nessun partito politico? E Totò molto scherzosamente diceva: è per Bacco, io sono una persona della gente, non appoggiare un partito politico vorrebbe dire per me, diceva Totò,
come dire, dare una gomitata a qualcun altro, cioè escludere qualcuno dall'idea che io possa essere anche per lui. E quindi, siccome questa tentazione nella politica c'è, cioè di dire se tu sei di questa parte non sei dell'altra, non puoi essere il mio amico, è una grande cavolata, voglio dire. Allora io condivido molto di più il pensiero di Totò, una persona che lavora nel campo della musica, dell'intrattenimento, delle persone, deve essere per tutti, al di là delle posizioni. Sono d'accordo politiche. In maniera assoluta. A parte che esiste un luogo, no, in cui tu esprimi le tue posizioni politiche. Esiste e ce l'hanno dato nella Costituzione, che è la cabina elettorale. E quindi io la mia posizione politica è lì che devo metterla. Come intelligente. Questa cosa ci piace. Citato Totò, mi viene in mente il cinema. Sì. E c'è una canzone dedicata a, in qualche modo, un grande personaggio del cinema, a John Wayne. Sì, in realtà non è proprio dedicata a lui, perché in realtà questa canzone parla di uno stereotipo, sì, dello stereotipo di quelle persone. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Pupi Avati, che è un grande regista di grande esperienza, e come tutti i grandi registi ha dietro di sé una coda di persone, attori, non attori, aspiranti attori, veline, controveline, che in qualche modo gli fa la corte. Sì. E dovresti vedere che fa morire da ridere, sembra Hitchcock, ovviamente, cioè questo modo di fare veramente saggio, no? Ha sempre la battuta pronta, sa già cosa stai pensando mentre lo stai, prima che tu dica qualcosa. E questo manipolo di persone, questa corte che ha intorno, è bellissima da vedere da un certo punto di vista, perché ti rimanda a un certo periodo, probabilmente quello degli anni 60, del cinema italiano, in cui tutto questo stava nascendo. Oggi è un pochino più decadente, come raccontano alcuni film, tipo La Grande Bellezza, no? Però è qualcosa che nasce da quel momento lì, e quindi ha un suo fascino. E questa canzone di John Wayne parla, non di John Wayne in qualità di attore, ma del fatto di questa promessa, di questo non attore che promette al regista: io per te potrei sparare come John Wayne. Però in questa frase c'è una disperazione, cioè la voce gli si incrina sul finale, perché neanche lui in fondo è sicuro che sia vero. Disperazione in fondo. Sì, no? Questo sì. Dai, allora, l'ascoltiamo subito, ed è Cesare Cremonini con John Wayne. John Wayne, è quasi un quadro quello che hai dipinto musicalmente parlando. Grazie. No, di questa situazione. Allora, purtroppo siamo quasi giunti al termine, no, di questo momento con Cesare. Volevo fare una domanda. Lavorare con Pupi Avati, io ho visto il film, tra l'altro molto bello, mi è piaciuto. Hai l'alito comunque che profuma di fresco e non come di nel film. Oggi. Ecco, spero, sì. Spero. Per chi ha visto il film, effettivamente il riferimento c'è. Lo faresti ancora? Certo, lo farei ancora. È una pratica, quella di imparare, che va mantenuta il più possibile in allenamento. Quindi se ci fosse la possibilità, e ci sarà probabilmente, di tornare sul grande schermo in qualità di attore, io dirò di sì. Spero di incontrare sempre. Ci sarà probabilmente, perché c'è già un progetto? No, ci sarà perché volere potere, e perché l'interesse verso di me da questo punto di vista c'è, quindi non sarebbe stupido dire di no. Quando mi chiamò Pupi Avati, mi chiamò al telefono, ci pensai un giorno intero se mettere un po', diciamo, in stand by la mia vita musicale per dare spazio a quella di attore, con tutti i rischi connessi, no? Di fallire, di sbagliare, di non essere all'altezza, eccetera eccetera. Però poi mi sono guardato allo specchio una mattina e ho detto: guarda, io so che me ne pentirei, perché un giorno tutto questo mondo, questa cosa che ho sempre sognato, questo bellissimo momento della mia vita, ovviamente sarà finito, perché le cose finiscono, perché prima o poi le cose finiscono, e voglio aver provato tutto, ecco, diciamo. Quello che mi piace come idea di me è questa. Allora, Cesare Cremonini, si parte col tour, alcune date per esempio significative, abbiamo Sago il 28 ottobre, poi si va a Rimini il 31, Casalecchio di Reno il 6 novembre, poi Firenze il 19 novembre, Mantova il 21, Padova il 26, insomma parte il sì, tour. Parte il tour, tra l'altro questa data di Rimini del 31 di ottobre mi entusiasma sempre, al di là di Bologna, che voglio dire è casa mia e sarà fantastico, al di là di Milano, che comunque è il lancio del tour, però Rimini, per dire, è una città molto particolare per me, tutta la Romagna lo è sempre stato, voi lo sapete, ne abbiamo già parlato tante volte, e non vedo l'ora di rincontrare questo pubblico, perché l'anno scorso, due anni fa,
fa al 105 Stadium fu un concerto bellissimo con della gente bellissima e quindi calda. Sono contento di tornarci. Ok, grazie. Allora, grazie per essere stato qui con noi. Io vi ringrazio. Non so se il pubblico da casa lo sa, ma è una tradizione quella mia di venire qui con così tanta gioia, no? Quando sono a Milano, quando sono da quelle parti a fare promozione e devo girare tante radio, non ho la rilassatezza con la quale posso venire qua, mi sento a casa e quindi vi ringrazio. E lo sei, grazie a te, lo sei a casa. Grazie a presto a tutti quanti. Ciao Cesare! Ciao! Ciao.